Siamo nel Salento, oasi di bellezze naturali, ma anche uno dei territori più ricchi di storia della Puglia. È nella città di Mesagne che troviamo, oltre alle testimonianze della presenza dei Messapi, sottogruppo etnico degli Iapigi, suoi precedenti colonizzatori, le opere barocche del Seicento che hanno ingentilito le mura e le fortezze realizzate nella precedente età aragonese. Siamo a Mesagne, il centro, diciamo, della Puglia, dell'Alto Salento. La nostra passeggiata è iniziata nella mattinata con la visita di Muro Tenente, una zona messapica, periodo messapico che è tutto il Salento tra l'VIII e III secolo prima dell'arrivo dei Romani. Era un popolo che viveva già qui nel Salento con la propria civiltà, una propria cultura. Siamo passati poi a visitare Santa Maria di Gallano, una chiesa bizantina nel territorio di Oria, quindi un paese qua vicino, anche per appunto crescere e sviluppare tutti insieme tutto quello che è il territorio circostante e la bellezza del territorio qui nella nostra zona. All'interno del nostro tour, un'altra presenza è la visita nel parco archeologico di Manduria, con le tombe messapiche, con le necropoli, i fossati, il Fonte Pliniano, una grotta profonda 8 metri e una cappella bizantina di San Pietro Mandurino, cappella ipogea dell'VIII secolo d.C. Abbiamo conosciuto anche il castello di Mesagne, un castello normanno-svevo del 1200 e 1400, nata come fortezza difensiva della città e poi diventata nel 1600, grazie ai feudatari Capano, un palazzo signorile, quindi anche la bellezza e l'eleganza di questo palazzo nel piano superiore. Centro storico di Mesagne, la bellezza assoluta delle chiese, di chiesa madre di ogni santi, la chiesa di Sant'Anna, piazza Orsini, con il centro anche archeologico, messapico, le tombe all'interno del centro storico di Mesagne, quindi una ricchezza assoluta sia di barocco ma anche di storia. Il castello Dentice di Frasso è una delle dimore storiche inserite tra le dimore storiche d'Italia, un castello ancora abitato dalla famiglia Dentice. Il principe Giuliano Dentice ci fa da cicerone, ci mostra effettivamente quella che è ancora la bellezza del castello, un castello seicentesco dove all'interno troviamo la presenza ancora dei quadri di quelli che erano i suoi discendenti, presenza di bellissimi velluti, di bellissimi ricami, di vestiti, di tutto quello che era il vissuto di una famiglia, la famiglia Dentice, la famiglia Dentice di Frasso, una casata presente nel territorio di San Vito da 400 anni. Salento è anche territorio di vino e di olio. Una doverosa tappa quindi allo storico primitivo di Manduria, con degustazione e visita al museo a lui dedicato.
Nel museo Ribezzo, nel museo regionale Ribezzo di Brindisi, l'archeologia e la storia sono protagonisti insieme agli splendidi bronzi ritrovati in mare proprio nelle acque di Brindisi, dove tutto è il racconto di quello che era anche la civiltà messapica, ma anche i resti romani ritrovati negli nostri scavi. Anche la cucina nell'epoca barocca ha la sua svolta e oggi trova ancora alcune interpretazioni modernizzate mantenendo le tradizioni di un tempo in parecchie ricette riproposte dalla ristorazione locale.